inizia il video, spazio ai saluti. Vorrei salutare MikiXD95. Basta, finiti. Quindi se volete essere salutati, scrivetevelo nei commenti. Ciao a tutti, sono Gabriele93Lele e oggi vedremo i 10 personaggi più odiosi e antipatici delle serie TV. Strizzata le palle e si comincia. Alla decima posizione troviamo Riley Finn, Mark Blucas di Buffy l'ammazza vampiri, che è stato soprannominato dai fans il carciofo. Avere la pia di un ortaggio non l'ha certo aiutato a rendersi simpatico. Ha rischiato l'eliminazione dalla serie. Nona posizione. Nina Dobrev interpreta Elena Gilbert, la perenne imbronciata di The Vampire Diaries, la lagnosità fatta persona. E anche le sue scelte amorose lo confermano. Tra i due belli lei sceglie quello lagnoso come lei. Ottava. Marissa Cooper di The OC si diverte a creare problemi di ogni genere e l'unica che sembra sopportarla è Summer. Il povero Ryan invece è bombardato dalle sue frustrazioni e disgrazie. Bocciata. Settima. La famiglia Camden, l'intero cast di Settimo Cielo. Forse il telefilm più inutile e ipocrita della storia. La famiglia Camden è odiosa per intero, ma una menzione speciale va alla figlia Lucy. Solo guardandola viene voglia di cambiare canale. Sesta. Bill Compton, Steven Moyer e Bill Compton della serie True Blood. Doveva essere il protagonista maschile, ma è stato surclassato da Eric, il cattivo. Inizialmente poteva sembrare un dolce e romantico vampiro, ma poi si rivela bigotto e assetato di potere. Insomma, tutto fumo e niente arrosto. Quinta posizione. April Kepner, Sarah Drew, è una specializzanda della serie Grey's Anatomy. Crede nella verginità e nel matrimonio, ma dopo aver avuto una bollente storia con Jackson, lo incolpa di averla portata sulla cattiva strada, non si fa. Quarta posizione. Lana Lang, interpretata da Kristin Kreuk, è il grande amore liceale di Superman, dolce e carina. Non ci sarebbe nulla da dire se non fosse che si caccia sempre nei guai. E chi dovrà mai correre a salvarla? Il povero Clark, è ovvio. E saliamo sul podio con la terza posizione. Brandon Walsh, Jason Priezzoli. Nei panni del biondo Brandon Walsh guadagna il terzo posto. Beverly Hills è stata una delle più indimenticabili icone degli anni 90, ma Mister Perfettino merita di essere in questa classifica dei personaggi più antipatici delle serie TV per essere capace di fare sempre la scelta giusta. Mai criticato da nessuno e sempre elogiato dai genitori. In una sola parola, odioso. Seconda posizione. Michael Dawson, Harold Perrino di Lost, uno dei migliori telefilm degli ultimi 10 anni, si è fatto odiare per il suo deprecabile comportamento con i compagni. Ma la cosa che più di tutte ha infastidito il pubblico è stato il continuo gridare il nome del figlio. L'aver detto 1000 volte, Walt, ha fatto desiderare che annegasse in mezzo al mare. Il vincitore al primo posto è... Il primo posto se lo aggiudica Dawson Leary, interpretato da James Van Der Beek, protagonista della celebre serie Dawson's Creek. Si presenta come il dolce ragazzo della porta accanto, ma poi si rivela per quello che realmente è: un viziato, noioso ed insopportabile biondino. Incredibile che gli abbiano addirittura dedicato il titolo della serie. Spero che la classifica vi sia piaciuta, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se il video non vi è piaciuto, iscrivetevi, condividete, commentate, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!